Da questo Vangelo prendiamo alcune indicazioni per la nostra vita. La prima, che è quella più importante, è la potenza della parola di Dio che rivela il Padre. Quello che Gesù ci dice viene da quello che il Padre è e dice a Gesù. Questa è l'ultima parola di tutta la predicazione di Gesù secondo il racconto giovaneo. Le cose che io ho detto a voi, dice Gesù, le ho dette così come il Padre le ha dette a me. Significa che Gesù, in quello che fa e dice, rivela perfettamente il Padre. E così Giovanni, che è uno scrittore straordinario, oltre che un discepolo esemplare, un teologo profondo, cosa fa? Si ricollega all'inizio del suo Vangelo. Nel prologo Giovanni aveva detto: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. E poi racconta tutto l'apostolato di Gesù, quello che ha fatto e ha detto. E alla fine di questo apostolato Gesù conclude con queste parole: le parole che io vi ho detto non sono mie, le dico a voi come il Padre le ha detto a me. È un modo pratico per confermare lo stesso mistero, cioè che in Gesù avviene la rivelazione perfetta, piena, del cuore del Padre. E qui anche noi capiamo il frutto principale della nostra fede. Quando noi siamo cristiani coscienti, diciamo sani, e l'effetto principale è che veramente diventiamo figli di Dio. Siamo figli di Dio, abbiamo Dio come Padre, abbiamo una conoscenza nuova di Dio. Ed è il frutto grande di Gesù. Quando noi la nostra fede si sbiadisce, ritorniamo così nelle devozioni, così nel mondo, questa presenza di Dio Padre si oscura, si obnubila. Perché? È l'effetto proprio di Gesù, solo Gesù ha questo potere, nelle altre religioni non c'è questo. C'è un'idea di Dio misericordioso, Dio creatore, eccetera, Dio potente, Dio giudice, ma Dio Padre, con questo amore immenso, e l'essere noi figli suoi come Gesù, è proprio il grande dono di Gesù. Ecco, da qui viene l'importanza della fede in Gesù e anche di ascoltare le parole di Gesù. Noi non meditiamo le parole di Gesù, non sentiamo la predicazione della Chiesa per curiosità, per avere qualche idea religiosa, un po' di formazione. Quello è uno scopo secondario. Noi soprattutto dovremmo ascoltare, cercare la parola di Dio, meditarla, per conoscere il cuore del Padre. San Gregorio Magno diceva: conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio. Ecco, il cuore del Padre. Il cuore del Padre. Si potrebbe dire, con un'espressione un po' sintetica, così emblematica, che noi viviamo il Vangelo e meditiamo la parola del Signore per poter dire il Padre nostro, per poter dire coscientemente il Padre nostro, sapere chi è il nostro Padre. Ecco, questa è la cosa più importante. Però ce n'è anche un'altra che voglio accennare brevemente, non so se ci avete fatto caso. Gesù fa questo ragionamento che sembra un poco paradossale. Dice: se uno non ascolta le mie parole, io non lo condanno, perché non sono venuto nel mondo per condannarlo ma per salvarlo. Però la parola che io ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Si riferisce a coloro che rifiutano di credere in Lui. Perché questa parola lo condanna nell'ultimo giorno? Perché il dono di Gesù, l'annuncio del Vangelo, è il supremo dono di Dio a noi. È sempre
Sempre questo dono ha un effetto di farci figli di Dio se l'accogliamo e di farci giudicare da questa parola alla fine della vita se lo rifiutiamo. Ecco, preghiamo perché abbiamo proprio questa gioia di poter accogliere Gesù in modo più profondo, specialmente quando veniamo per la messa. Ecco, noi abbiamo delle abitudini che non sono tanto belle a volte. Veniamo alla messa per pregare per i defunti, perché stiamo male, dobbiamo fare il concorso nostra figlia. E queste intenzioni vanno bene per chi non è cristiano. Però quando noi siamo veramente cristiani dobbiamo venire alla messa soprattutto per ricevere Gesù, per nutrirci di Lui, per diventare Gesù, perché Gesù ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Nella messa Gesù si dà a noi. Non possiamo andare a un evento così grande e strumentalizzarlo per i nostri piccoli bisogni terreni, no? Ecco, allora diciamo così: Padre Santo, ti ringraziamo che ci hai dato il tuo Figlio, che dice le tue parole, che ci rivela il tuo cuore, che ci fa partecipi della sua relazione con te. Aiutaci ad accoglierlo pienamente. Aiutaci a diventare cristiani. Così sia.